Ho smesso di progettare, ma non ho mai smesso di sognare e di andare avanti, di volere, fare, costruire. I sogni credo siano il motivo esatto per cui gli occhi di certe persone hanno quel luccichio particolare. Quelli di Eva, lo abbiamo notato subito, brillano tanto da colpirti persino da lontano. Gigantesca come minuta, una piccola trilli che ci porta dopo la seconda stella a destra diritti fino al mattino insieme a lei, perché ci sono posti che nei nostri sogni possono esistere per sempre. Ho conosciuto Eva Giussi, il frutto della passione su Instagram, non da molto tempo, qualche mese, ma la tua storia inizia da prima, la tua storia con la condivisione. Sì. Hai voglia di raccontarmi quanto tempo fa è iniziata? Io ho cominciato scrivendo, raccontandomi sul blog. Ero approdata da pochi anni in Brasile, quindi ho cominciato parlando della saudade, quindi che è un termine portoghese che non è traducibile e se vogliamo possiamo chiamarla una sorta di nostalgia, quindi l'aver lasciato tutti gli affetti, i cari, la famiglia, gli amici, forse è stato quello il primo grande cambiamento. Mi hai detto quando ci siamo sentite al telefono, sono stata io che in qualche maniera ho appoggiato questo cambiamento e sì. Mi dici sono sempre stata una ragazza un po' tormentata. Sì, sì. E mi senza fa... fermezza. Mia madre dice tu sei priva di fermezza. Esatto. Credo di averla ereditata da mio padre. Lui aveva un modo di programmare le vite degli altri e viveva approssimativamente la sua. Quindi, sì. Allora, quindi parti sì. Per il Brasile, sì. affronti questo viaggio sì. Con una valigia piena d'amore, di speranza, di progetti di anche, perché inizialmente avevo grandi progetti, poi la vita mi ha insegnato che progettare, o meglio, chi ha la fortuna di si poterlo può. Fare si può, si deve, però nel mio caso no, progettare no. Te lo Quindi ricordo. Ho continuato a sognare. A sognare. Sognare non ho mai smesso. E progettare sì, purtroppo. Ho imparato a vivere improvvisando. Ti ricordi quando sei partita? Se tu facessi un passo indietro. Sì, quando sei partita, cosa c'era dentro quella valigia? Appunto, sogni, progetti, speranze. Non eravamo ancora genitori. Il paese lo conoscevamo niente. Quindi... apri una porta con la speranza di trovare tutto quello che cerchi, perché no, poi nella mente si pensa sempre che ci sia sempre qualcosa in più da qualche altra parte. Noi irrequieti, no? Andiamo, cerchiamo da altre parti, perché quello che abbiamo sembra non bastarci mai. Sì, è una cosa che riconosco molto. Quindi arrivi in Brasile e mi hai detto... nasce in noi come coppia la voglia di diventare genitori. Sì, il desiderio. E qui nasce qualcos'altro, la condivisione sì. Del primo ostacolo, chiamiamolo così. Dopo qualche mese che effettivamente poi non arrivava la gravidanza che stavamo cercando, abbiamo fatto degli esami e purtroppo è arrivato un referto dove nero su bianco... presentava la nostra infertilità. Infertilità, sì. Una parola che a volte spaventa, che però può essere affrontata. Sì, poi io fin dai tempi del blog io chiamo tutto con il proprio nome, quindi senza giri di parole, senza filtri. Sì, ho letto che da qualche parte dove dici io ho avuto la volontà di chiamare tutto con le proprie parole, sì. Adozione, infertilità di coppia, procreazione medicalmente assistita, fino ad arrivare a quello dove arriveremo in fondo, che è una malattia, no? Sì. Mi racconti un po' com'è, proprio perché ci sono tante persone che si trovano ad affrontare questo primo
scoglio insieme alla persona con cui si decide di provare a creare una famiglia. Cosa succede? Cosa si pensa? Dove si va a cercare il riparo? Inizialmente è uno shock grande, perché comunque la società, la televisione, le persone stesse ti dicono come arriva un bambino, ma mai nessuno ti dice guarda che a volte fare l'amore non basta. Io personalmente, ma sicuramente anche mio marito, non ci eravamo mai posti questo problema o anche solamente il dubbio che potesse accadere a noi, no? O anche sono quelle cose che poi pensi sempre accadano agli altri e mai a te. E quindi inizialmente si cade in una sorta di baratro, è paura, terrore, perché si parla, non per niente si parla di lutto del figlio biologico, perché è un lutto, perché nella tua testa questo figlio esiste già. Quindi succede un po' forse, Eva, come quando non vuoi qualcosa e non ti dà importanza. Sì. Poi succede, certo, che all'improvviso vuoi quella cosa e diventa... È una cosa perfettamente umana, sì, il fatto che quando non si riesce a raggiungere qualcosa, quello diventi l'unico obiettivo. Sì, ma soprattutto poi da obiettivo si trasforma anche in ossessione. Esatto, perché noi eravamo in Brasile, arrivati, avevamo appena aperto l'hotel, quindi un hotel con questo giardino tropicale meraviglioso, una vita da sogno, e a quel punto però era diventata una gabbia dorata, perché tutto quello che avevo e che fino a quel momento mi appagava, mi rendeva felice, poi ha smesso di bastarmi, e quindi tutto si è poi concentrato su questo figlio che non arrivava. La vita ti ha messo alla prova, ti ho detto sei un'irrequieta, adesso ti metto, sì, un attimo al tuo posto. Dopo questa prima presa di coscienza, diciamo, sì, mi hai detto noi abbiamo trovato un'altra strada. Sì, in realtà non è un'altra, perché noi da prima di scoprire, di ricevere questo referto che ci diceva che non potevamo avere figli naturalmente, avevamo iniziato a frequentare una casa famiglia con dei bambini, e quindi ci è venuto naturale proseguire poi per seguendo quel cammino. È quasi come se fosse già lì davanti a voi, sì, qualcuno, sì, per voi forse aveva deciso di avvicinarvi prima. E arriva il vostro primo bimbo, sì, Noenzo, sì, giusto? Sì. La maternità è stata come te l'aspettavi? Com'è stato diventare mamma a un certo punto? È stata un'emozione incredibile. Mi sono sentita da subito appagata come mamma. Noenzo è arrivato nella maniera più naturale, sebbene l'adozione non sempre sia la prima scelta. Per noi è stata la via più naturale, e il nostro legame è avvenuto in maniera così istintiva, così bella, fresca, non saprei neanche come altro definirla. E come mamma mi sono sentita nel posto piena, giusto. Sì, sì. È un po' come, e poi l'hai provato sulla tua pelle, quando si accoglie un bambino, in questo caso si è accompagnati da qualcun altro nel instaurare un rapporto. Sì. Però io ho provato sulla mia pelle, come te dopo, quando arriva un bambino nella vita della mamma soprattutto, è un rapporto che si costruisce giorno dopo giorno. Certo. Ed è bello come racconti il fatto che non ci sia differenza. No, anche perché tante mamme addirittura mi dicono che talvolta hanno avuto bisogno di tempo, no? Per sentirsi tali, per creare un legame con il proprio figlio. Nel mio caso, benché
la strada non sia stata la più naturale è stato immediato. Nel mio caso forse proprio il fatto di vedersi negato una cosa, quando la raggiungi, nel mio caso quando ho stretto tra le mie braccia un figlio che tanto desideravo, è stato immediato questa unione, questo legame. Però forse l'elaborazione c'è stata prima, appunto. Sì, sì. È un po' quando si dice che la cura, no? Il tempo, l'attenzione dà il giusto peso alle cose. Sì. Quindi le cose che si ottengono forse senza pensarci troppo. Si tende a dare un po' più scontate, forse. Esatto. Si danno un pochino più per scontate. E non è tanto il dare per scontato prima, ma quanto si dà più peso a quello che non si riesce ad ottenere. Ecco. Sì, sicuramente. Mi hai detto, a un certo punto io però ho sentito la necessità. Sei tornata a battere cassa alla natura? Sì, sì. Perché se mio figlio mi aveva pagato completamente come mamma, ho continuato a sentire una sorta di debito, chiamiamolo così, da parte del mio corpo. Quindi anche in maniera un po' egoista, non lo nego, volevo vedere il mio corpo cambiare e quindi vivere la gravidanza. In questo ci troviamo assolutamente d'accordo, e non lo dico perché sono qui davanti a te, lo dovrei dire, e che però molto spesso, anzi io credo nella stragrande maggioranza dei casi, quando si arriva a cercare un bambino, quando si cerca la gravidanza, la genitorialità, lo si fa per noi stessi, certo, prima che per i bimbi, no? Sì. Sì. È un discorso proprio di egoismo. Anche questo se... però vale anche per l'adozione, per esempio, che benché gli assistenti sociali ti consiglino di dire che lo fai per il bambino, chiaro, sì, lo fai per il bambino, come lo fai per tutti i figli, la voglia di mettere al mondo, di crescere una vita, ma in primis c'è la voglia di diventare genitori. Credo che sia la verità, che le persone, sentendolo dire, forse possano riconoscerlo in qualche maniera. Riconoscere qualcosa fatto per noi stessi non significa che non ci sia amore dietro quel gesto. No, c'è tanto amore, infinito amore. Però ci sono entrambe le cose, una cosa non esclude l'altra. I sentimenti non si possono catalogare. Va, sembra tutto perfetto. Sì. Sei in Brasile, hai un giardino bellissimo, hai un figlio bellissimo, sei riuscita in qualche maniera insieme a tuo marito ad avere la bimba che è arrivata... Non facilmente, perché... Non facilmente, però ci sei riuscita. Sì. E quindi arriva la gravidanza, arriva quello che ti sembrava essere il tassello mancante alla tua vita da sogno. Sì. E poi succede qualcosa. Sì. Purtroppo quando Nina Flor aveva 40 giorni è arrivata una nuova diagnosi, e in questo caso non era di infertilità ma era di cancro, che, come ti ho detto, io chiamo tutto col proprio nome, e quindi questo è stata una doccia fredda, uno shock. Io la mia malattia tendo a dividerla in due parti importanti, che è la prima nel 2016, appunto quando Nina Flor aveva 40 giorni, che ho subito un primo intervento invasivo, ma non così tanto, e che sembrava essere stato poi risolutivo, sì. Perché poi per 2 anni ho fatto controlli e tutto, ma durante l'intervento mi sono stati prelevati linfonodi sentinella per vedere se ci fossero già metastasi nel corpo, e erano risultati puliti. Quindi in realtà la prima parte è stata più uno shock, perché come per l'infertilità il cancro è stata una parola nuova, non faceva parte del mio vocabolario. Quindi nel 2016 più che altro è stato emotivamente forte,
l'arrivo di questa notizia. E poi nel 2018, mentre correvo sul lungomare, perché io poi sono sempre stata sportiva, mi sono sempre presa cura del mio corpo, e tra l'altro ero da sola, ho avuto una crisi convulsiva che poi, andando ad approfondire, si è scoperto essere causata da una metastasi in testa al cervello. Hai detto, proprio riguardo a questa situazione che si è ripresentata dopo 2 anni, la malattia ci aveva preso in giro a tutti. Sì. Io quello che mi domando è proprio per arrivare alla condivisione di tutto questo che racconti essere un po' salvifica, la condivisione inizialmente dell'infertilità e poi di tutto il tuo percorso. Non hai indietreggiato mai, no, nei confronti della condivisione? No, perché ho visto tante persone in qualche modo, al di là dell'affetto, perché anche poi chi non è necessario, no? Provare le stesse esperienze, le stesse emozioni, no? Per provare empatia verso una persona. Quindi al di là dell'affetto ricevuto dalle persone che mi leggevano, ho visto che tante persone si riconoscevano in qualcuna delle mie esperienze, e questo mi ha spinto a continuare a raccontare, a condividere, a confrontare. La condivisione, ci siamo detti, aiuta, si fa per gli altri e anche un po' per noi stessi. Certo. Io dico sempre che quando una cosa la dico mi pesa di meno dentro. È qualcosa che, ma dalle cose più semplici alle cose grandi, una volta che le riesco a mettere a fuoco non vedo l'ora di dirle. Questo è un po' quello che fai anche te. Sì. Hai condiviso tanto e hai deciso di metterlo tutto insieme, tutta, sì, la tua vita, tutto il tuo bagaglio personale. Sì. Giusto? Sì, in primis io dico sempre che le emozioni vanno buttate fuori e affrontate subito, perché tanto arriva il momento in cui tornano e ti trovi a doverci fare i conti. Quindi forse quello che mi ha permesso di affrontare tutte queste cose con positività, con forza, con coraggio, è stato proprio l'essere riuscita ad elaborare ogni cosa nel momento in cui accadeva. Quindi la elabori, la butti fuori e in qualche modo vai avanti. Quindi l'infertilità mi ha portato all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita. La malattia mi ha portato comunque a riuscire a continuare a vivere, e con un punto di vista positivo, con ottimismo anche, che cioè, fanno un po' un controsenso, no? Insomma, no, cancro e ottimismo non vanno di pari passo. Però è così. Però si può. Si può. Si può. E sei veramente la dimostrazione di questo. La speranza è qualcosa che non deve essere un'utopia, ma la speranza fa la differenza nei giorni di oggi. E come? E come? Come ti ho detto all'inizio, si torna a quello che ci siamo detti inizialmente, che non ho smesso di progettare, ma non ho mai smesso di sognare e di andare avanti, di volere, fare, costruire. Certo. Eva, nel tuo libro, che hai proprio lì accanto, sì, ti volevo domandare, c'è questa parete blu. Sì. E questa parete blu mi incuriosisce tanto perché la nomini spesso. Mi racconti un po' qualcosa? Però ci sono due storie parallele, ovvero la prima parete blu è quella della casa a San Paolo che ci ha ospitato per gli anni di malattia, che era una parete blu vuota. Per assurdo, quando abbiamo comprato la nostra casa a Porto Seguro,
aveva già questa parete blu, quindi è stata una sorta di segno, no? E ho voluto, siccome la parete blu a San Paolo era vuota, ma aveva dei ricordi, era pregna di ricordi forti, perché comunque davanti a quella parete mi sono rasata per la prima volta i miei capelli lunghi, me li sono rasata l'anno dopo nuovamente, quando mi hanno operato per la seconda volta, quindi comunque sono momenti importanti. Su e quindi questa blu, ho voluto farla diventare più bella, sì, soprattutto, sì, perché vedo che ci sono, sì, un sacco di, sì, ricordi, quadri. I quadri, questa è la silhouette di mio figlio Noah Enzo, ci sono io incinta, c'è mio padre. Sì. Racconta storie anche questa parete, poi tutti noi, no, raccontiamo storie. Oggi siamo a raccontare una storia, la vita stessa è una storia. Una storia. È sicuramente la forza della vita, la possibilità di raccontare una storia, di trovarsi e di raccontarsi qualcosa che comunque rimarrà negli occhi delle persone, nel sentito. Io dico sempre che un'emozione è mia e più io riesco in qualche maniera a condividerla, più avrò la possibilità di farla arrivare a qualcun altro e sarà più completa in me. Senti, ti faccio un'ultima domanda e ci metto i tuoi figli in mezzo, perché sì, mi sembra la giusta ciliegina. Mi emoziono sempre quando penso ai miei figli che crescono. Lo sappiamo bene e ce lo diciamo in assoluta franchezza. Mi dici, io non so per quanto tempo li vedrò crescere. A me emoziona tantissimo. Io penso sempre a vederli camminare avanti a me. E lasciarli un po' andare mi emoziona tanto. Se pensi a un futuro per i tuoi figli, cosa vorresti che non gli mancasse? Allora, principalmente spero di esserci. Che è la cosa che più mi spaventa, perché io mi sento un po' una bomba orologeria, perché comunque il mio è un cancro metastatico e quindi purtroppo non si sa quanto, non si sa, oggi sto bene, quindi prendiamo per buono, ed è una notizia fantastica, su questo voglio focalizzarmi. Però rimane la consapevolezza che non sappiamo il domani. E quello che mi auguro non gli manchi mai è la salute in primis, perché ho scoperto sulla mia pelle, e tu lo sai bene, che la salute viene prima di tutto. L'amore, sì, l'amore è importante, importantissimo, dopo la salute. Quindi dopo la salute gli auguro di realizzarsi, ma per quello di rimanere se stessi, di incontrare se stessi e rimanere fedeli a quello che sentono di essere, a quello che sentono di voler diventare. Io, Eva, penso che ci siamo detti tante cose, oltre che con le parole. Ti saluto, so che stai per andare dall'altra parte del mondo e ti auguro una cosa, ti auguro di continuare a lottare il più a lungo possibile. Lo farò. In bocca al lupo, veramente. Spero di rincontrarti. Grazie. Qui in Brasile, magari prima o poi vengo a trovarti, anche se ho il terrore di volare, però. Grazie davvero. Grazie a te, Martina. Ti ho salutata, Eva. Ma ti prego, continuiamo a sognare insieme. Sogniamo di vedere le piante del tuo giardino diventare sempre più grandi. Sogniamo di vedere quella parete blu pullulare di ricordi, foto e vita. Continua a batterti, Eva. Batterti per continuare a sognare. Sognare e vivere.